Benvenuti, siamo con Pietro Di Stefano, assessore uscente alla ricostruzione, candidato nella lista del PD al Consiglio Comunale a sostegno di Massimo Cialente. Di Stefano, il commissario Chiodi ha detto che la filiera ha ultimato l'esame delle pratiche E consegnate al 31 agosto 2011. Qual è la situazione? Ma si riferisce innanzitutto al comune dell'Aquila e non a tutti i comuni, come dire, che aderiscono alla filiera, e questo fa capire già lo strabismo del presidente Chiodi, perché guarda solo al comune dell'Aquila ma non guarda al complesso di cui egli stesso è commissario. Mi sembra che sull'affermazione il presidente purtroppo confonde il sogno con la realtà, cioè lui ha sognato sostanzialmente che sia tutto concluso. Due settimane or sono fece un appello ai tecnici a presentare le integrazioni sulle 2300 pratiche che sono depositate ancora presso Cineas. Io ho l'ultimo dato, sono 1992 ad oggi, quindi 1992 pratiche sono ferme presso Cineas. Di queste 1992, 483 sono pratiche riferite alle parti comuni. Sono il 40% delle intere pratiche delle parti comuni presentate entro il 31 agosto 2011, è una percentuale molto alta. Se non entrano quelle, non vengono licenziate quelle da Cineas, non possono essere erogati i contributi perché le parti private associate a quelle parti comuni sono ferme, e quindi sostanzialmente il presidente Chiodi dà una notizia falsa. Nel senso che con questa notizia determina un'aspettativa da parte del cittadino, lasciando intendere che adesso quelle pratiche, essendo state concluse, possono andare a contributo da parte del comune, invece sostanzialmente non è vero. È vero che sono ancora presso Cineas, è vero che saranno state richieste le integrazioni, vorrei capire quante volte sono state richieste e come e quali motivazioni hanno messo dietro quella richiesta di integrazioni, è vero che le stesse dovranno essere inoltrate dai progettisti a Cineas che le valuterà, ma sostanzialmente sono ferme. Poi ce ne sono 1.500 che sono arrivate dal 1 di settembre ad oggi. Se noi sommiamo le 1.992, circa 2.000, ancora ferme, alle 1.500 arrivate dopo il 31 agosto, sono un totale di 3.500 pratiche presentate per al di fuori centro storico, per immobili fuori dei centri storici. Ecco, la domanda puntuale è questa. Se ci metteranno lo stesso tempo, l'ultima ordinanza dice che fino al 31-12 dovranno esaminare quelle pratiche che hanno sin qui impiegato per esaminare le pratiche fuori dai centri storici, noi centri storici cominceremo a lavorarci nel 2014. Questo mi sembra un roadmap assolutamente da scartare, credo che il sistema abbia sostanzialmente fallito e con esso ha fallito il commissario, che non potendo dire altro si appella ai sogni per dire cose non vere, illudendo i cittadini che certamente non meritano questo trattamento. Il PD ha chiuso la campagna elettorale con i big, è venuto in città Pierluigi Bersani, ma anche con i VIP, oltre che con i big c'è stato Roberto Vecchioni. La campagna elettorale invece dei candidati del PD locali, una lista che è molto forte, piena di nomi, di pezzi da 90, come state? Vi siete fatti la guerra o c'è stato un fair play fra di voi? Ma io credo che la lista del PD abbia dato veramente la rappresentazione della serenità con cui il centrosinistra in generale ha condotto la campagna elettorale. Pur essendo una lista forte, con nomi abbastanza conosciuti, che comunque vengono dall'amministrazione uscente, dalla vita quotidiana, con un ruolo importante, ecco, pur essendo presente questo, noi abbiamo fatto iniziative anche uniti, nel senso che siamo stati anche uniti a più di un'iniziativa. Perché abbiamo messo il progetto davanti a ognuno di noi. Per noi è importante il progetto e ci spendiamo ancora per questo progetto e lanciamo ancora un messaggio del perché votare il centro-sinistra e del perché votare Massimo Cialente. Non è importante poi chi si sceglie, è importante che il progetto vada avanti e poi chi lo sappia meglio rappresentare, ma questo non presuppone la guerra, quindi io voglio rassicurare anche gli ascoltatori che le acque del fiume Aterno continuano a scorrere chiare e bianche, perché il sangue non è scorso lungo queste valli che continuiamo ad amare come l'abbiamo amate fino da prima del sisma. Tornando alla ricostruzione, sono state già firmate due intese, la prima su due ambiti del comune di Barete, l'altra dell'intero territorio del comune di Rocca di Mezzo. I piccoli comuni hanno lavorato più velocemente, qual è la situazione, la realtà secondo lei? Che bella questa storia,
che vengono firmate le intese a ridosso delle elezioni, veramente bella. Nel senso che il presidente Chiodi firma l'intesa, ma non la fa vedere a nessuno, né ne definisce i contorni. Il candidato suo, come dire, prescelto, cioè Giorgio De Matteis, dice il comune dell'Aquila ha avuto uno schiaffo dalla firma di questa intesa, però nessuno la conosce. Siamo seri. L'intesa del comune di Barete, che incidentalmente è un bravo sindaco, però è dell'MPA, se non vado errato. E Barete è un piccolissimo comune, riguarda due piccolissimi subambiti per i quali si applicano le stesse procedure che si applicano al di fuori dei centri storici. Quindi stessi soldi, se la vogliamo dire così. Rocca di Mezzo è uno sconosciuto. Io incidentalmente rilevo che il coordinatore dei sindaci dei piccoli comuni è appunto il sindaco di Rocca di Mezzo, però quell'intesa non la conosce nessuno. A me non piace questo modo di fare politica e non piace che lo faccia il presidente della regione. Io accuso la regione invece di una grande latitanza in questo terremoto. La regione pensa di essersi lavata l'anima perché il suo presidente era commissario, invece non è così. La regione doveva legiferare, avrebbe potuto fare leggi, urbanismo. La regione è competente per delega nazionale, col DPR 616, sull'urbanistica. È materia, come dire, diretta della regione. Poteva legiferare in merito per darci procedure serie e per darci procedure certe sulla nostra ricostruzione. Il Consiglio regionale non è stato mai coinvolto in procedure per la ricostruzione dell'Aquila. Quindi il presidente Chiodi non solo ha fallito come commissario, ma ha fallito anche come presidente della regione. Che poi si ricorra a questi mezzucci è veramente ridicolo. Io credo che la nostra ricostruzione ha bisogno di persone serie e invito gli aquilani a guardare dove sono le persone serie, perché le persone serie ci sono. Grazie.